Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Cosa mangio in un giorno. Iniziamo subito con la colazione e questa è una torta che abbiamo visto, se non sbaglio, sul canale dell'Angolo del Focolare che seguiamo molto spesso. E poi, come al solito, il mio cappuccino o di soia o di mandorla, insomma più o meno cambio sempre, o anche avena. Allora, per pranzo oggi sto preparando un semplice sughetto, infatti mangeremo la pasta al pomodoro, molto semplice perché Rebecca oggi ha deciso così, quindi niente di particolare. E infatti di qua ho l'acqua e adesso devo decidere quale tipo di pasta mettere. Allora, oggi devo fare due cucine perché praticamente devo terminare assolutamente questa pasta, quindi questa la farò a Rebecca e io mangerò le mezze maniche e niente, la cottura naturalmente è diversa, quindi magari farò prima questa e poi dopo cuocio questa per me in un secondo momento. Questa della Barilla e mezze maniche che a me piacciono tantissimo, anche se come pasta la mia preferita è e soprattutto la preferita di Rebecca è la di cecco, quindi oggi un pranzo molto soft, molto tranquillo. Ragazzi, mentre preparo il pranzo che vi ho appena fatto vedere, quindi con i rumori della mia piastra, vi voglio far vedere il pacco che mi è arrivato in questo momento. Ho ordinato su Maghilaia e in poche parole ho preso queste ciglia finte, appunto per fare dei video carini, e ho preso le Wispies e poi ho preso le Natural, che io di solito utilizzo queste, solo che effettivamente mi sono resa conto che in video non rendono tantissimo, quindi ho deciso di prendere quelle Wispy. Poi ho preso due di questi qua, perché sono due, uno è per me e uno è per mia madre, che è quel siero che mi pare, se non sbaglio, ve ne ho parlato in un video haul, e che praticamente vogliamo utilizzare con le maschere che ho preso di dottor Jart. E questo è il siero, vedete, è piccolino, insomma, con la mano, però dovrebbe essere molto valido, poi non costa poco, e ve lo scrivo magari da qualche parte, insomma, quanto costa, e a quanto pare è recensito bene, quindi volevo provarlo. Poi c'era uno sconto su questi qui, un pigmento della Makeup Revolution, e mi incuriosiva questo colore perché è un marrone molto cangiante, sembra interessante. Vediamo come si apre sopra, perché vedo che si gira. Ah, vedete, è chiuso così. Vabbè, questo. E poi ho preso questo correttore perché è super chiacchierato ed ero curiosa di provarlo. Il colore che ho preso io, spero non sia troppo scuro, è C5. Ed è questo qua. E boh, l'ho visto online, sono curiosa di provarlo, vedo un po' rosatino, boh, poi lo proverò e vedremo insomma come mi troverò. E poi, per la felicità di Rebecca, all'interno del pacco ci hanno dato queste caramelline di Halloween, e insomma, carina come cosa che quando ordinate vi lasciano insomma questa bustina con le caramelle. Tieni, Rebecca. E niente, noi andiamo a pranzo, così vi faccio vedere anche il piatto finito, anche se non c'è insomma tanto da vedere. Allora, ecco qua la pasta di Rebecca, adesso vado a preparare la mia, che tanto sarà uguale, solo con le mezze maniche. E buon appetito, ci vediamo dopo per la merenda. Poi di pomeriggio siamo andati all'IKEA e ho preso un semplice caffè, senza niente di particolare, perché insomma ero di fretta e ho deciso insomma di prendermi un caffettino, tanto per riprendermi un attimo. E il pomeriggio abbiamo fatto grandi acquisti e poi la sera abbiamo deciso di cenare proprio all'IKEA, e devo dire che la cena era davvero buonissima. Ho preso questo salmone con delle verdure, il purè, insomma tutte queste cose particolari, semini, davvero molto buono. E forse un pochettino troppo di olio, però vabbè, tanto l'ho lasciato comunque sul fondo. Questo panino che mi piace tantissimo dell'IKEA, con tutti i semini, davvero buonissimo. E la solita torta, che questo non manca mai, perché da quando l'ha scoperta mia madre la prendo sempre anche io, ed è davvero fantastica e buonissima. E niente ragazze e ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!